Ciao ragazze, bentornate su Filomena Amore, come state? Allora, il video di oggi è dedicato a uno dei trend più in voga in questo momento nel campo dell'organizzazione, ma anche della moda, dell'abbigliamento, eccetera, ovvero il cosiddetto guardaroba capsula. Ormai ne sentiamo parlare veramente ovunque. Diciamo che quasi non se ne può più, però insomma, quelli sono gusti. Io vi dirò che ho seguito anche con interesse un pochino questa questione, non con un interesse esagerato, però insomma, ho cercato di capire di che cosa trattasse questa cosa per capire appunto se potesse interessare anche me. In realtà avevo già sentito parlare di questa questione diversi anni fa, quando cercavo, essendo stata sempre, diciamo, molto appassionata di abbigliamento, di shopping, di trovare una sistemazione, insomma, per i miei look e per i miei outfit. Mi ero imbattuta anche in questo guardaroba capsula. Oggi però voglio dirvi, e sarò forse una voce assolutamente fuori dal coro, perché io dico no, no al guardaroba capsula. Il concetto del guardaroba capsula, ragazze, nasce a New York in una boutique negli anni 70. Quindi iniziamo a dire questa cosa, che nessuno ha inventato nulla, ma appunto c'è chi già lo ha fatto negli anni 70, appunto in una boutique newyorkese, dove potevamo trovare dei capi già, diciamo, abbinati tra di loro, che potessero servire per diverse occasioni d'uso. Uno dei concetti che a me proprio non piace di questa questione del guardaroba capsula è proprio la questione occasione d'uso. L'occasione d'uso che cos'è? È l'occasione durante la quale voi indosserete quell'outfit. Quindi avrete, per dire, un outfit per andare a scuola, un outfit per andare ad una festa, un outfit per andare a fare la spesa. Nel senso, rispetto all'occasione d'uso di interesse, l'outfit deve essere diverso perché deve essere diverso. A me uno dei concetti che proprio non piace del guardaroba capsula è quello di utilizzare per lo più stessi capi per diverse occasioni d'uso, inventando la scusa che possono essere abbinati in maniera diversa e di conseguenza si possono trasformare. Bene, questo può succedere, ma non sempre, non è sempre così, perché nella boutique newyorkese di cui vi parlavo prima, i capi che venivano già abbinati tra di loro andando a creare questo concetto di guardaroba capsula erano dei capi di una qualità allucinante, di una qualità eccelsa. Di conseguenza, il rischio qual è? È che va bene se voi fate un guardaroba capsula con dei capi veramente, veramente buoni, quindi diciamo che questa cosa deve andare di pari passo con l'acquisto solo di alcuni capi che abbiano un valore anche molto importante, magari un paio di jeans importanti, un cappotto che vi durerà anni. In questo caso può venire fuori anche qualcosa di buono, in caso contrario ci troveremo davanti ad un disastro annunciato. Proprio perché i capi di fast fashion non sono fatti per essere portati per più stagione, anche se, aperta e chiusa parentesi, io vi posso dire che alcuni capi, anche di fast fashion, durano anche tanti anni. Però chiudiamo la parentesi. Quindi il rischio è proprio quello di creare degli obbrobbi, ragazze, di look, di outfit per occasioni totalmente diverse e andare lì vestiti in una maniera fuori luogo per un avvenimento, insomma, dove il look e l'outfit deve essere quello giusto. Un'altra cosa che a me non piace, che poi è anche un po' la base di quello che è il Marie Kondo, no? È quello di regalare tutto, buttare via tutto, donare tutto. Ragazze, va bene se trovate una vera e propria persona bisognosa a cui donare i vostri capi, e ci sta, e non è sempre facile, insomma, trovare delle persone che effettivamente abbiano bisogno di quei capi, o appunto che tramite delle associazioni che realmente poi danno quei capi alle persone bisognose, ma questo è ancora un altro argomento. A me non piace proprio l'idea del buttare via, lo vedo come uno spreco, ragazze, allucinante, cioè proprio una cosa che io non concepisco. Quindi di base questa cosa di prendere, buttare via tutto e tenere 5 o 6 capi, 10 capi, 20 capi e basta, buttando via tutto il resto perché è giusto che la regola dica così, a me proprio non va giù. Di conseguenza, il rischio qual è? È quello di avere quindi un armadio assolutamente ristretto, che non può essere quindi adatto per tutte le occasioni d'uso che ogni persona avrà nella propria vita, perché c'è chi va al lavoro, chi va a scuola, chi sta in casa, c'è quando deve andare a prendere i bambini a scuola, quando tu stessa vai a scuola magari, quando c'è una festa di compleanno, quando hai una cena con il tuo lui, quando esci con gli amici a mangiare una pizza, quando vai a cena dalla suocera, lavoro, chi va a scuola, chi sta in casa, c'è quando deve andare a prendere i bambini a scuola, quando tu stessa vai a scuola magari, quando c'è una festa di compleanno, quando hai una cena
cena ha pulito lui, quando va a cibo mangia una pizza, quando va a cena della suocera. Potrei continuare veramente, ragazze, per tanto tempo. Di conseguenza è assolutamente impossibile che gli stessi capi possano essere utilizzati per le stesse occasioni d'uso. È una cosa non fattibile, anche perché un altro concetto importante è che non tutti possono permettersi di spendere 200 euro un vestitino perché è super sostenibile o perché è stato fatto con la tela del sale dell'Himalaya. Cioè, ragazze, non tutti possono spendere questi soldi. La moda, anche sostenibile, costa, ha un prezzo, ma a parte quella sostenibile, anche quella di brand importanti. Dici, io compro un capo di qualità, compro un maglioncino di cashmere, ma magari non tutti possono permetterselo. E non venite a dirmi, anziché spendere 10 euro per un maglioncino, per 10 maglioncini, aspetti e ne compri uno solo da 100. Ma nel frattempo io cosa mi metto addosso, ragazze? Se devo aspettare di fare 100 euro per potermene comprare uno, e non parlo di me personalmente, ma faccio un discorso molto più ampio, nel frattempo io, ragazze, cosa indosso? Me lo dite voi? Quindi, questa appunto è un'altra cosa che a me proprio non va giù, il fatto di dover per forza spendere tantissimi soldi in capi sicuramente di qualità. Lo sappiamo tutti, ragazze, che se compri un maglione fatto bene o un paio di scarpe vi dureranno più anni, cioè non è che stiamo scoprendo l'acqua calda, è così. Però vi siete mai chiesti che magari ci sono anche delle persone alle quali piace cambiare? Ci sono delle persone che amano seguire i trend del momento e che magari anche in maniera furba non vogliono spendere tanti soldi per una cosa che poi l'anno successivo magari non indosseranno più, e questo non fa di loro delle persone cattive o sbagliate. L'importante è che poi saranno in grado appunto di regalare o donare a chi di dovere, piuttosto che andare a smaltire in maniera giusta quel capo. Ci sono persone alle quali la moda piace, piace cambiare, piace indossare, avere un guardaroba molto ampio con tantissimi capi per creare tanti look diversi. Ci sono anche delle persone proprio appassionate di moda alle quali piace fare dei look diversi. E soprattutto, ragazze, non venitemi a dire che bastano 20 capi e tutta la tua stagione sarà così. No, perché se c'è un imprevisto, che fai? Adesso hanno imparato le guru del guardaroba capsula di dire: ma certo, se c'è un imprevisto nulla mi vieta di andare a comprare, certo, se c'è un imprevisto nulla mi vieta di andare a prendere gli altri 200 capi che ho nell'altro guardaroba stipato in cantina. E allora che fai a fare guardaroba capsula? Cosa lo fai a fare? Per prenderci in giro? Magari poi, tornando alle fashioniste o comunque, e tornando poi, insomma, alle persone alle quali piace la moda, piace vestirsi in maniera diversa per diverse occasioni d'uso, sempre anche con capi diversi, magari non vogliono neanche rischiare di andare in due feste diverse allo stesso mese vestiti uguali, perché non fa parte di loro, gli piace cambiare. C'è a chi piace il make-up, perché fate sempre tanti trucchi diversi? Facciamo il guardaroba dei make-up, come lo potremmo definire? Il cassetto dei 3 make-up del mese. Non è, ragazze, non funziona. Io capisco che questa cosa può semplificare la vita, cercare di vestirsi, insomma, in maniera più semplice e veloce tutte le mattine. Però dovete anche capire che le persone che magari hanno tanti vestiti, forse non tutte, ma la maggior parte sì, hanno anche gusto e magari hanno anche il talento di riuscire ad abbinarli quei vestiti. Ora, non è detto che tutte la mattina debbano perdere 3 ore davanti all'armadio per vestirsi, anche se la maggior parte delle donne lo fa, voglio dire. Però chi veramente acquista di solito tanti capi, già mentre lo sta acquistando, sa anche in che modo lo vuole abbinare. Quindi non è detto che questa cosa vi faciliti per forza la vita, perché dall'altro canto può anche succedere che in realtà vi trovate ad avere dei capi che sono tutti sbagliatissimi per l'occasione d'uso che in maniera imprevista vi si presenterà davanti. E in quel caso che cosa fate? Eh no, vado poi a comprarmelo. E allora non vale più niente questo guardaroba capsula. Cosa invece possiamo fare, ragazze? Quello che noi possiamo fare è organizzare per bene il nostro armadio. In che modo? Divisori per cassetti, organizzatori, ce ne sono veramente, veramente tanti. Questo è l'unico modo per cercare di tenere tutto sotto controllo in maniera esposta, in modo tale che vi dia la possibilità di vedere bene che cosa avete, non andando, diciamo, a stipare le cose nei luoghi. Scusatemi se gesticolo sempre, ma se me nabulo poi sa che devo fare, gesticolo. Comunque, cercando di non andare a stipare le cose negli angolini, nascosti, tenerli in fondo ai cassetti. In questo modo ovviamente rischiate di non vedere quello che avete e quindi di non poterlo utilizzare. Quindi questo è uno dei consigli che mi sento sicuramente di darvi.
Allora ragazze, ho buttato un po' lì quelli che sono i miei pensieri circa il guardaroba capsula. Io non voglio assolutamente giudicare chi lo fa o altro, ma in un momento di trend totale rispetto a questo guardaroba capsula, volevo dire perché io non l'ho mai fatto, perché non avete mai visto un video mio sul guardaroba capsula e perché non mi piace. Niente ragazze, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi e soprattutto non dimenticate di lasciarmi un like se questo video vi è piaciuto e se ne volete altri su argomenti simili. Iscrivetevi su Filomena Amore se non lo avete ancora fatto e noi ci vediamo prestissimo in un altro video. Mua! Ciao!